Sindaco, due cose particolari. Il momento o il problema più difficile che ha dovuto affrontare nella sua prima tornata amministrativa è la sfida più impegnativa che magari vede davanti a sé per questa seconda tornata amministrativa. È stata, voglio dire, disastrosa e devastante, perché noi guardavamo i problemi ma non avevamo le armi per risolverli, non avevamo neanche la struttura del comune, la macchina amministrativa inesistente. Oggi noi, che conosciamo bene i problemi della città, sappiamo anche di che cosa ci dobbiamo occupare con urgenza e quello che può invece aspettare, e però oggi partiamo con più sicurezza, perché abbiamo una macchina amministrativa che abbiamo messo in piedi. Non è ancora perfetta, ma prima avevamo i pezzi smontati di una macchina. Oggi abbiamo una macchina che cammina e che dobbiamo però perfezionare. Quali sono? Beh, la prima cosa da fare è dare concretezza all'opportunità del porto, che è un porto di importanza nazionale, che vuol dire lavoro. Dare risposte e certezze per l'ambiente, dare la certezza ai tarantini che giorno per giorno si fa qualcosa per migliorare l'ambiente, salvaguardando il lavoro. Quindi parlando di cose vere, non più parole, ma fatti concreti. Non so come la definirei un attimino, l'angoscia in qualche tempo, che poi paradossalmente è anche la speranza dei tarantini, è rappresentata dall'Ilva. Su quel fronte qual è la situazione? Allora, come tutti sanno, è stato aperto un tavolo a Roma istituzionale, e questa volta non per perdere tempo o guadagnare tempo, ma per dare risposte. Cioè bisogna rivedere l'AIA alla luce delle nuove possibilità scientifiche che ci sono, alla luce delle nuove regole europee che ci sono. Cioè noi vogliamo avere dei livelli di diossina, benzodiazepine, i PM10, che siano compatibili con la salute e con la vita dei lavoratori e dei nostri concittadini, e compatibili con il mantenimento del lavoro. Ora, unendo gli sforzi di chi oggi è responsabile dell'Ilva, unendo gli sforzi dello Stato o dei finanziamenti europei, noi siamo sicuri che oggi il progresso scientifico è tale da poter garantire ed essere garante anche della copertura dei parchi minerali. La nuova amministrazione si insedia nei prossimi giorni, se non addirittura domani? Domani mattina alle ore 11 verrò proclamato, diciamo, sindaco di questo secondo mandato. Per il Consiglio Comunale bisognerà aspettare ancora una trentina di giorni. Nella prossima settimana inizierò a incontrare le segreterie dei partiti per parlare come mettere e quali regole stabilire per poter poi proseguire con la nomina degli assessori e delle varie cariche che sono per l'amministrazione pubblica. Può per caso anticipare ad Affari Italiani quale sarà uno dei suoi primi provvedimenti? O comunque quale intenzione ha? Direi che posso già comunicare quello che ho fatto ieri. Cioè ho scritto al Presidente Monti chiedendo di convocare, come si era impegnato quando siamo andati il giorno 17 dello scorso mese, convocare ad iniziare dal Ministero della Difesa, perché ci sono delle strutture non utilizzate, e mi riferisco per esempio a dei palazzi di proprietà del demanio del militare, che possono essere dati ai cittadini. È una risposta vera, concreta, che non costa allo Stato, perché se noi abbiamo anche i finanziamenti per poterli ristrutturare eventualmente questi appartamenti e avere uno spazio che non è usato dalla Marina Militare da 30 anni, che è nel cuore della città e noi vogliamo ridare ai tarantini per fare dei parcheggi, e c'è anche un teatro che noi vogliamo dare entro un anno ai tarantini. Ho già iniziato con questa richiesta, e quindi ci auguriamo che a breve, immediatamente, il governo ci risponda dandoci l'appuntamento con il Ministero della Difesa. Un'ultima cosa, è vero che l'ha chiamata il Presidente Vendola?
Sì, mi ha chiamato il presidente Vendola per, diciamo, innanzitutto per essere vicino a questo momento di tensione che ho vissuto, e anche invitandomi, diciamo, da pacifista ad avere fede nelle istituzioni dello Stato, a non cercare di difendermi da solo, ma di farci difendere dallo Stato. Grazie e buon lavoro, signor.